Ecco, vedete, siamo di nuovo in studio, collegata con noi la segretaria generale della CISL, Anna Maria Furlan da Genova. Buongiorno segretaria, buongiorno, ha sentito, abbiamo mandato adesso questo servizio sul turismo proprio perché purtroppo rappresenta un po' lo specchio, la crisi del turismo, della crisi che poi insomma serpeggia un po' in tutti i settori economici italiani a causa di questa crisi da Covid. Dunque abbiamo parlato finora, se lei ha sentito gli interventi dei nostri ospiti politici, anche del professor Alberto Quadrio Curzio, dell'utilizzo del Recovery Fund che viene visto appunto come un'opportunità unica in questo momento pur di grave crisi per la ripresa della nostra economia. Ecco, il sindacato come chiede che venga impiegato questo Recovery Fund? Intanto, come CISL, CGIL e UIL abbiamo detto con chiarezza che le risorse ingenti del Recovery Fund debbano immediatamente essere sommate le risorse del MES sanitario. Lo ricordo, circa 37 miliardi. Noi abbiamo avuto tagli negli ultimi 10-15 anni sulla sanità pubblica di quasi 38 miliardi, che si sono tradotti in meno posti letto, meno infermieri, meno medici, meno personale sanitario in generale. Quindi le risorse vanno utilizzate e vanno utilizzate subito. Questo indugio davvero è incomprensibile, se non con motivazioni che nulla hanno a che fare con il bene del paese e con il far ripartire la crescita. L'Italia ha una caratteristica molto negativa e non la ha da oggi. Noi dal 2014 al 2020 siamo riusciti a utilizzare e spendere nemmeno un terzo dei fondi europei, a partire dall'incapacità programmatoria che caratterizza il nostro paese, anche le nostre regioni, non solo i vari governi nazionali che si sono succeduti. Oggi la partita è la partita per la vita del paese. Se non utilizziamo bene le risorse, è evidente che avremo sulla coscienza complessiva il rimorso di aver creato condizioni disastrose per il futuro. Al contrario, utilizzare bene tutte le risorse che l'Europa ci offre, significa davvero costruire il futuro. Questo non può essere fatto con una plettora di progetti così come oggi sta venendo avanti. Ogni ministero ha i suoi progetti, ha le sue linee, non si costruisce così un piano molto serio. Io dico, guardiamo un po' anche cosa di bene stanno facendo gli altri paesi. Alle volte copiare metodi positivi è come se serve. La Francia ha già il suo piano preciso, ha già individuato le priorità e accanto alle priorità quante risorse investire della parte che a loro compete del Recovery Fund europeo e attraverso quali progetti. Ed è esattamente quello che noi stiamo chiedendo al governo attraverso anche manifestazioni che abbiamo fatto a luglio, che abbiamo ripetuto a settembre. Iniziamo ad avere qualche convocazione da singoli ministri, ma non è così che si crea quel grande patto per la crescita che deve mettere insieme azioni del governo, azioni delle regioni Certo, e anche segretaria, ovviamente poi su questo responsabilità del tema, governo. ecco, poi su questo tema entriamo in particolare, ma le volevo chiedere, l'Istat parla di 500.000 posti di lavoro persi, diciamo così, negli ultimi mesi. Tra l'altro a dicembre scade il blocco dei licenziamenti. Ecco, il sindacato che cosa chiede, che cosa propone per evitare che ci sia un'emorragia ancora più importante, pesante, di posti di lavoro? Sì, questa va evitata assolutamente. Guai a noi se a quella data partissero i licenziamenti. Non lo reggeremmo in termini sociali,
del nostro paese. Allora dobbiamo essere credibili. Essere credibili significa da subito iniziare a avere davanti prospettive di crescita sicuri, ma anche prepararci a dover coprire quei lavoratori e quelle lavoratrici che tragicamente potrebbero perdere il posto di lavoro. Se accanto a una richiesta anche ulteriore di prorogare i licenziamenti, noi abbiamo la capacità di avere piani sicuri, certi, per la crescita, beh, ovviamente le condizioni potrebbero essere molto migliorative. Ecco, il Se non presidente, mi scusi, c'è niente. segretaria, il presidente di Confindustria Bonomi, diciamo così, che vi ha lanciato un po' due sfide. Una sul fronte della produttività, cioè ha detto dobbiamo confrontarci su questo punto, anche con il sindacato, questo deve essere un po' il faro che ci deve guidare. Però ha detto anche un'altra cosa, non vogliamo fare licenziamenti a raffica perché se non arrivano subito le riforme il rischio è questo. Eh beh, certo, mi sembra una considerazione importante. Allora, sulla produttività, io voglio dire che a noi manca innanzitutto un sistema di produttività per l'Italia, cioè il tema della competitività del paese e della produttività. E si gioca innanzitutto su interventi fondamentali, ad esempio sulle infrastrutture, quelle materiali e quelle immateriali, ma anche sulla capacità di innovazione, di digitalizzazione. È per questo che io dico che rispetto al tema del lavoro, le scelte che andremo a fare sono fondamentali per il futuro del paese. E poi c'è la contrattazione. Come rendiamo più competitive le nostre imprese? Come alziamo la qualità dei prodotti e ovviamente insieme a questa la qualità del lavoro? Attraverso la contrattazione. È per questo che abbiamo voluto impegnare Confindustria ad aprire una stagione importante. Abbiamo tra il pubblico e il privato 13 milioni di lavoratori e lavoratrici che aspettano il rinnovo contrattuale. Questo vale anche per il pubblico, dove accanto a atti riformatori importanti sulla pubblica amministrazione, dobbiamo mettere una grande capacità di gestire attraverso la contrattazione l'innovazione della Certo, pubblica segretaria, scusi, amministrazione. io la interrompo perché purtroppo è quasi terminato il tempo a nostra disposizione. Le chiedo solo una cosa, visto e considerato proprio al volo che lei lamentava il fatto che avete delle convocazioni da alcuni ministeri, ma insomma mi par di capire che lei, il sindacato, vorrebbe avere un incontro con il Premier Conte. Ecco, se lei avesse in pochi secondi davanti adesso il Presidente del Consiglio, cosa gli direbbe? Direi che tutte le risorse del Recovery Plan devono assolutamente essere spese per la crescita e il lavoro, a partire dallo sblocco delle infrastrutture. Lì abbiamo 100 miliardi bloccati da anni, lo sblocco delle infrastrutture materiali e immateriali, e al contrario di quello che il Paese ha fatto negli ultimi 20 anni, tanti investimenti in ricerca, innovazione e formazione, perché è di questo che il Paese ha bisogno. Grazie allora ad Anna Maria Furlan per essere stata qui con noi questa mattina.